make it happen. We'll turn it around. Yes, we were born to make the story. Every puzzle has an answer. Buonasera! Ciao! E bingo, era il suo nome! Allora, grazie che esordio! Oddio, me lo ricordo! Oddio, mi riesce a ricordare qualcosa, ma non me lo ricordo, che paura! Ah, è vero, Felix, sei in ospedale! Che ha fatto? 6 anni prima, primo processo di Mia Fey. Oh. 16 febbraio, ore 9:24, Tribunale Distrettuale, Sala Imputati numero 4. Quindi mo c'è... C'hai tu Mia, io c'ho Grossberg. Porca miseria, Mia non me la ricordo più. Sono così nervosa, mi sembra di morire. Non avrei mai dovuto accettare questo caso, nemmeno io. Eccola. Io non ho fatto nulla, non ci ho ucciso nessuno. Condannata a morte 5 anni fa e ora un evaso. Io nulla ho fatto, non ho ucciso nessuno. Io menzogne mai, io non sono neanche vaso. Signor Paolo, come ti chiami? Perdoni la domanda, ma lei è un condannato a morte, vero? Uga! Mi dispiace tantissimo. Ah. Hai capito chi è? Sì. Non ti basterà continuare a fissare quel tipo per scoprire la verità. Ecco tu. Hai visto che bonazzo? Hai capito? Poi è successo. Sono venuto a vedere come se la cava la nostra gattina da sola nella tana del leone. Pensavo volessi qualcuno con cui giocare. Dov'è il signor Grossberg? Ah, il vecchio? Sarà ancora a letto? Scommetto che sta bofonchiando qualcosa nel sonno tenendo stretta una bottiglia vuota. German. Ah, sempre lui, Penso di sì. Non mi ritieni all'altezza? Sono io, in fin dei conti, il grande Diego Armando. Quindi Diego Armando, il mio avvocato dello studio Grossberg, è qui per me? No, non ci siamo capiti. Oggi sei tu la migliore. Del resto ci vuole un bel coraggio per accettare un caso del genere. Non ho capito se sta a fare il marpione o se veramente non lo so, era gentile. Se ci dirà una tazza. Mi sa, non beveva ancora, vedi? No, Che ragazzo rispettabile. Bene, è ora di andare, gattina. Affila le unghie, si entra in azione. Ma chi è il tigre? Ecco zio. 16 febbraio, ore 10 in punto, stranamente. Tribunale distrettuale, sala udienze numero 4. Secondo me il giudice c'ha i capelli. Ma è l'altro, ti ricordi che è quell'altro? Ah, c'era quell'altro. La difesa è pronta, a vostro onore. Ogni schiatto. Guarda quanto è piccolo! Stai vedendo quanto è piccolo! Allora mi prendo io Edgeworth, se no sì, fammi da solo. Sì, esatto, sì. No, questo è troppo... Scusate, devo bere. Sì, devo bere pure io, anche se non ho capito bene che è successo. Comunque è bello. Hai visto l'emozionato? No, ma sto scherzando un po' di... Ma pacchione. Ma questo è piccolo! Sì, hanno fatto più piccolo. È così! Scusa. Invece la nostra gattina non si è ancora costruita una reputazione, Che paura ci sta! No, io pure, ma insomma... Processi gestiti da ragazzi, non so bene cosa pensare al riguardo. Saremmo laureati, non è che... Cioè, non è che proprio stiamo a giocare a ruzzichella, Bene, signor Edgeworth, può convocare il suo primo testimone. Chiamo a deporre detective a capo delle indagini preliminari su questo caso. Non è una festa, se devi arrivare con tutti i vecchi amici, nuovi amici. Sono felicissimi perché li vediamo piccolini. Non è bello. Sono stato promosso a via detective appena 6 mesi fa, signore. Non mi sembra che qualcuno gliel'abbia chiesto. Purello. Ehi, signore, hai idea di quanto lavoro? Cosa c'è? Ha le tette. Lei è davvero bella. E poi respira. Deposizione del testimone. Sul ponte d'Aschi. Ponzi. Ah, finalmente inizio a intravedere la verità. Si scemo come a quell'altro, guarda. Di più questo. Stasera stiamo impazzendo.
Cioè, io credo tutti. Perché io sono tutti, mio, però, già, perché già. Sono tutti piccolini, è un processo di 20 anni fa. Cioè, c'è la giurta che è così, e c'è la divisina tutta dorata. Così funziona la vista. Così è. Così è. Ok. La mia tesi non poggia sulla vaga testimonianza di una giovane studentessa. Una giovane studentessa, eh? Gnocca? Sì, una ragazza che studia, signore. Oh, signore. Su quei monti è presente una flora insolitamente ricca, signorina Fay. Secondo la gente del posto, c'è dovuto alla presenza di spiriti. Spiriti? Ora che ci penso, questa foto, questa strana nebbiolina che sia un fantasma, non posso crederci. Giudice. No, vostro onore, no. Non credo sia un fantasma. Gnagnarella, io già... Gnagnarella? Che cos'è la gnagnarella? La mia girellina, quando piove stupido, no? Si chiama gnagnarella. Quel giorno piovigginava, c'era un po' di gnagnarella, quindi non si riesce a capire bene cosa sta succedendo. Gnagnarella? Stava gnagnarellando? Esatto, c'era una gnagnarella nella zona del ponte, un'atmosfera tetra. Ma non quanto quella che si respira in quest'aula di tribunale. L'intera zona era alquanto umida quel giorno. E c'era anche della nebbia, oltre della gnagnarella. Sono addirittura scivolato sul ponte durante le indagini. Una botta tremenda. Ringire le scarpe di gomma, tu. Comunque la vita è stata pugnalata dalla schiena e caduta in avanti. Questo lo ha affermato la testimone oculare? Certamente, nonostante la gnagnarella. Risparmia le occhiatacce per la persona giusta. Per te? Guarda, poverino, il nostro piccolo registro processuale si è bagnato tutto. Che cos'è? Ma che è un avance, Armando? Quella, hai buttato il caffè oppure sei solo contento di vedermi? Oppure c'è un po' di gnagnarella. Il registro... Chi cazzo è, mo? Il registro... La prova è proprio questa sciarpa. Mi sembra inutile spiegarlo. Non posso farmi battere da una principiante. Ha parlato l'esperto. Ha parlato l'esperto. La prova falsa è una di queste tre. Come la devo vedere? La porta numero uno, la porta... Bene. Procediamo con la prossima testimonianza. Signor Edgeworth, a lei la parola. Grazie, vostro onore. L'accusa chiama a deporre la ragazza che ha assistito personalmente agli eventi di quel giorno. Ci siamo, mia. La vera battaglia inizia qui. Testimone, dichiari nome e professione, per cortesia. Oddio, quanto non lo sopporto, quanto non lo sopporto. Quando poso gli occhi su di lei, come posso dire? Mi sembra soffice e delicata come una ciambellina cosparsa di zucchero a velo. C'è il diabete, tu, c'è l'età. Quanto vorrei battere subito il martelletto solo per darle un piccolo morso. Il giudice è impazzito questo. Ma è un pedofilo, ma è un maniaco. Anche a me piace vedere le altre persone che litigano, non mi stanco mai. Ecco che sono diventato giudice. Anzi, è proprio per questo che ho voluto fare il giudice, se no andavo a forum. Quindi si è scattata delle foto da sola? Anch'io mi sono fatto delle foto con la vostra, non voglio sapere che ci hai fatto. No, guarda, non è proprio niente. Signorina Foster, forse potrebbe parlarci di un altro tipo di fotografia. Quella che ha scattato con i suoi occhi mentre osservava la scena. Signore Edgeworth. Non la facevo così poetico. Mi pare che tutti ce la ci provano, guarda. Ma guarda, è l'unico che non gliene frega niente. Esatto. Pare che sia l'altro gattino ad attirare l'attenzione. Testimone, la sua deposizione è una gigantesca bufala. Cosa? Ma io? O sono? Signorina Fay, l'avevo detto di non far piangere la testimone. Che cazzo? Ecco lo so, però l'ha fatta piangere. Quello stavo a dire che te eri andato. Vabbè, dai. Chi è questa? Siamo arrivati. Questa dolce e graziosa signorina gnocca ha mentito alla
corte? Io direi basta, che stavo proprio a impazzire. Let's go! Cioè, sono troppo curioso, lo vorrei finire tutto oggi, no, te lo giuro. No, perché poi io parlo con la voce del giudice, ma faccio mia, con me sua e quella. Vabbè, raga, ciao!